Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, ve lo dico subito, tipo sto barando perché sto facendo tipo un video nel video. Infatti come vedete ho tipo una base mezza fatta, mezza non fatta. Però mi è venuto in mente che di solito io faccio le sopracciglia fuori camera, cioè nel senso non lo riprendo mai. Mi sono accorto che poi tanti mi chiedono: Ale, come fai le sopracciglia? Ogni volta magari taglio i pezzi in cui le faccio. Però stavolta ho detto vabbè, già che ci sto, pur di appunto non fare le sopracciglia off camera, le faccio vedere e faccio un video apposito solo per quello. Così ogni volta che io farò le sopracciglia fuori camera potrete benissimo vedere questo video di adesso, tanto il mio modo è questo. Sono un po' di mesi che le sto facendo diversamente da come le facevo tempo fa, perché facevo la classica forma delle sopracciglia tutta a tinta unita, quindi le contornavo, facevo tutta la borderline e poi coloravo all'interno e sfumavo davanti, mentre adesso la mia tecnica è cambiata e è un po' più naturale tra virgolette, però sempre rimanendo sulla scia del fake, perché comunque a me piace quello stile, però più che altro sembrano più naturali. E tante volte, ecco perché anche ho deciso di fare questo video, le persone che mi incontrano per strada, quando appunto mi vedono truccato così, o comunque gente che conosco da poco, mi domanda se ho le sopracciglia tatuate. Magari lo vorrei tanto fare, però per ora ancora non lo faccio. E quindi adesso vi faccio vedere per quale motivo poi mi chiedono questa cosa. Allora io vi avvicino, se riuscite a vedere che non sono completamente a tinta unita, cioè non sono colorate tutte, ma hanno dei micro pelette. È una cosa che vedi da vicino, ecco perché la gente mi fa questa domanda. Vedete come sono? Ecco, questa è la mia tecnica di adesso, che sembrano tatuate quando in realtà non lo sono. Cioè guardate la differenza fra quella fatta e quella no. Premetto che a me piace il sopracciglio dritto, cioè io non voglio la curva finale. Come vedete sono abbastanza dritte sotto e a me piace questa forma, anche perché proprio di mio ho questa forma. Poi io la risalto ancora di più facendola ancora più dritta. Davanti sembra che io ho dei peli. Non è molto facile questa storia. Queste sono le mie sopracciglia da adesso. Cioè vedete che sembra che io abbia realmente dei peli. Una tecnica fondamentale per farle è intanto prendere un pennello veramente piccolo e con le setole super super rigide. Quello che utilizzo io, ormai ve lo sto dicendo da tutte le parti di comprarlo perché penso sia il pennello più ottimo per fare le sopracciglia, è il 274 di Make Up For Ever. Questo ovviamente io ce l'ho perché quando ho lavorato appunto per il brand, lavorando con tutti i loro pennelli, poi una volta che ho finito di lavorarci me l'hanno regalati tutti. Infatti io sono pieno di pennelli loro, ce l'ho tantissimi da occhi, tantissimi da viso. Allora io lo so che costano tanto, tipo ad esempio questo mi sembra che abbia 58 euro, però sono pennelli fatti a mano, cioè quindi nel senso li comprate una volta e non li comprate più, non si sono mai rovinati mai. Ovviamente questo è quello più grande da cifra, ad esempio questo per sopracciglia l'ho lavato più volte perché lo utilizzo spesso e è ancora intatto, non mi si è rovinato minimamente. Comunque da una parte hanno lo scovolino e dall'altra le setole. Ovviamente faccio le sopracciglia con il mio solito prodotto, che è quello di Benefit, il Cabrow. In teoria c'è anche il pennello in dotazione, ma questo a confronto con questo di Make Up For Ever non c'entra assolutamente nulla. Inizialmente le facevo con questo, ma semplicemente perché andava a riempire tutto e via, quindi è pratico per quello. Ma se vuoi una cosa pelo per pelo come avete appena visto, questo non ve lo consiglio. Utilizzo appunto il numero 6 perché sono scuro. La texture di questo prodotto mi piace un casino perché è abbastanza secca rispetto a tante altre e vi posso dire che è il terzo che sto finendo. Qui adesso ce n'è ancora abbastanza, ma credo in altri 2 mesi e questo finisce. Negli Sephora dove ho lavorato mi chiedono come faccio a finire un Cabrow, che praticamente è un pottino e dei prodotto ce n'è abbastanza, però raga, per quanto mi piace io lo utilizzo veramente tanto. Prendete il prodotto, una volta che avete preso il prodotto con il pennello dovete stringere il pennello con le dita, dovete fare questa cosa. Ovviamente vi ritrovate le mani sporche per tutto il tempo che fate le sopracciglia, lo so, le pulite quindi non c'è problema, e questa cosa va fatta ogni volta che prendete il prodotto. Io adesso vi faccio vedere cosa faccio e guardate quante volte riprendo il prodotto e lo schiaccio con le dita, cioè raga un botto di volte. La parte da dove inizio io è la parte sotto perché è quella che tendo a fare più dritta. Adesso sto riprendendo il prodotto, ogni volta che lo riprendo stringo. Quando io faccio la parte sotto non vado mai qui, ma mi fermo sempre e a tipo 1 centimetro di distanza, e da qui comincio a colorare e dopo vi spiego per quale motivo. Prendo il prodotto, schiaccio e lo rifaccio. Vado a creare tipo un angolo qui sopra e quindi mi alzo senza fare curve o altro, lo faccio semplicemente dritto perché questa è la mia forma. Poi a seconda delle vostre forme di sopracciglia vi adeguate. Riprendo il prodotto, stringo, vado a creare questa lì. Guarda, faccio proprio una linea così.
Non so se potete capire. Per aiutarvi ancora di più vi avvicino proprio tutto l'ambaradam della telecamera. Vado a riprendere di nuovo il prodotto, stringo e comincio a fare quei finti peli che vedete. Cioè quando stringete fate questa cosa, tirate in fuori in modo che lo stringete per bene e tutto il prodotto che c'è in eccesso lo togliete. A questo punto fate i peli nell'altro verso. Quando arrivate a un punto in cui si crea un triangolo qua dentro, non vi preoccupate perché tanto poi comunque con il pettine andate ad alzare tutti i peli e non è che si vede questo incrocio fatto così. Don't worry. Vedete la precisione del pennello? Davanti, dal basso verso l'alto. E vi fermate praticamente a un punto dove rimanete nella decenza, non fate il monociglio. Adesso vado a definire bene la parte dove si incontrano le due diagonali tra virgolette. La parte che qui sotto non abbiamo toccato all'inizio, adesso la fate creando dei finti peli anche qui. Quindi andate semplicemente ad alzare così e create dei finti peletti. Basta, questo è. Pettinate tutti i peletti in su, in modo anche da andare a camuffare quelli finti. Una cosa che faccio per definirla ancora di più è prendere un correttore, il contornare le sopracciglia fa in modo che siano ancora più precise. Quando faccio questa cosa sto attento a fare le sopracciglia molto molto uguali. Una cosa che si dice è che le sopracciglia non devono essere gemelle ma devono essere le sorelle. Io è una cosa che non condivido perché io le voglio uguali. Allora, questa cosa del contornare le sopracciglia poi a me rimane molto utile perché, dato che utilizzo sempre i correttori come primer per gli ombretti, ogni volta che faccio questa cosa, dopo che ho contornato praticamente vado a trascinare il prodotto verso il basso, anche da per sfumarlo un pochettino. Questo è l'effetto che viene, io spero che siano venute uguali almeno in video. Dal vivo sembrano uguali, poi non lo so, fatemi sapere voi. Comunque l'ultimo step che però non faccio di solito, cioè di solito alterno, o utilizzo tipo una lacca e la spruzzo sullo scovolino, quindi una volta spruzzata sopra vado semplicemente a pettinarle, o altre volte invece utilizzo i mascara per le sopracciglia. Quelli che ho io sono ovviamente di tre colori diversi che mi ha mandato Astra tempo fa e sono veramente troppo troppo validi. Ti vanno sia a colorare le sopracciglia che a fissarle. Quindi in teoria io ho già le sopracciglia molto scure, quindi di solito non mi serve metterci altro colore sopra. Quello che faccio generalmente, se proprio voglio dargli un po' di colore o comunque farli sembrare tipo un po' più bidimensionali a seconda del colore, io utilizzo questo qui che è il più scuro, però vado a mettere il medio solo nella parte davanti in modo da schiarire ancora di più le sopracciglia. Altrimenti una cosa semplice è quella di agitare, spruzzo la lacca e la metto sulle sopracciglia così. Io come al solito spero di avervi tenuto compagnia, intanto continuo l'altra parte del video che già stavo registrando. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video che vedrete dopo di questo.